Dunque, entriamo all'interno dell'appartamento che ci accoglie con un ingresso di disimpegno. Alla nostra sinistra il citofono e il quadro elettrico dell'impianto, elettrico per l'appunto, che è in buone condizioni, sembrerebbe essere anche a norma, quindi recentemente realizzato, come anche l'impianto di riscaldamenti, la cui caldaia è di recente installazione. Dunque, sul lato destro abbiamo un primo vano che potrebbe essere una camera da letto oppure un salone, mentre invece la prima stanza sulla sinistra è questo cuscinino, in realtà anche abitabile per una famiglia non eccessivamente numerosa, con un balcone. Che è questo che vediamo, ci affacciamo, eccolo qui, è un balcone tra l'altro anche vivibile, in cui in estate si può stare con un tavolo e delle sedie. Subito dopo, questa grande stanza, anche questa potrebbe essere una sala oppure la camera padronale. Dalle dimensioni sicuramente importanti, oppure per chi gradisse le ampie zone giorno e soprattutto su questo lato che è particolarmente soleggiato ed esposto ad est, questo dove abbiamo la cucina e la sala, si potrebbe realizzare la zona di casa dove noi viviamo maggiormente, quindi la zona giorno, eliminando questo muro. Oppure realizzando semmai un arco e collegando questo ambiente. Avremmo comunque in questo modo due comode camere da letto, la prima l'abbiamo vista e la seconda la visitiamo proprio adesso e potrebbero essere entrambe semmai matrimoniali, forse la prima che abbiamo visto è disposta in un modo con un perimetro più semplice per realizzare una camera matrimoniale. Qui c'è attualmente l'unico bagno di casa. I metri sono circa 70, ma come abbiamo potuto vedere sono divisi davvero molto bene in modo da avere un comodissimo bagno con vasca, una cucina addirittura vivibile e all'occorrenza anche tre camere da letto. Le finiture sono degli anni 80 circa. Qui c'è un comodo armadio a muro, utilissimo sicuramente, e la caldaia che, come abbiamo già detto, è di recentissima installazione. Dunque, la visita termina qui, abbiamo anche una cantina, non c'è garage, non c'è posto auto, ma non c'è neanche nessuna difficoltà nel trovare parcheggio in questa zona tranquillissima, nella prima periferia della città di Rieti.